Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Gennaro. Oggi siamo qui su un nuovo gioco, come potete vedere, Disney Soft. Siamo su Really Happy Mouse, che mi ha suggerito gentilmente. Ora faccio un epic fail perché non me lo ricordo. E quindi ora lo vado a cercare. Me lo ha suggerito Shed for Real, che ringrazio. E che gioco è? Questo qua è il continuo di Suicide Mouse. È il terzo precisamente. E il secondo non l'ho fatto perché è un'immensa cagata. Ok, abbiamo una sanità. Perché quando ho preso il fiocco ha aumentato di un po'. Ok, andiamo avanti. Che cazzo è? Oddio. Credo che sto facendo delle merite cagate, sì. Sì, in pratica mi sto uccidendo da solo. Sto prendendo le corde e mi sto ammazzando da solo. Ah, se prendo le corde mi ammazzo. Se prendo quelli invece. Che cazzo era quel coso? Ah, capito, inteso. Che cavolo è? No! Salta! Sì, vabbè, a me non vedo più niente però. Penso di essere crepato, ragazzi. Perché non vedo nulla. Ok, quello è morto. Vedo tanti teschi. E un altro fiocco, così. Cammino per camminare, ma io non vedo niente, ragazzi. Ve lo giuro. Vedo qualcosa così sfocato, ma non vedo nulla di particolare. Ecco, morto. Yes! Ok, allora adesso ho capito. Quindi in pratica, se prendo i fiocchetti, la mia sanità mentale non scende. Se prendo le corde è come se mi stessi impiccando e quindi scende. Ok, proviamo. Proviamo stavolta, anche se non so dove andremo a finire. Perché, dai, sbrigati, non farmi perdere tempo. Anche se in effetti, cioè non so fin quando riusciremo ad andare avanti. Comunque, bello. Comunque, come gioco, allora, l'audio e l'atmosfera ci sono tutte, ragazzi. C'è anche. È molto creepy, sì. Anche se. Anche se. Attenzione, ecco qua. Anche se. Stavo dicendo cosa stavo dicendo. Ah, attenzione qua. Anche se jumpscare non ce ne sono. Attenzione. Ehi, attenzione, numero. Non toccarlo. Pirla. Che pa. Sì, ma questo mi piglia per il culo però, ragazzi, eh. Sì, questo però inizia anche ad andare più lento. Dai, basta. Sì, però se continuiamo così. Come ci arrivo di là? Sì, vabbè, raga, ma non ha senso però. Allora, è diventato più lento. Non mi fa fare i doppio salti. O come cazzo ci arrivo dalla parte opposta? Guardate. Penso che stiamo nella merda ora. Ha saltato, non so come, ma ha saltato. Che cazzo? Perché vai così lento? Ma sei idiota! Ma. Che cazzo era? Raga, non ho capito nulla, vi giuro. Non ho capito nulla. Allora, adesso è difficile, è difficile. Adesso è difficile, è difficile. Io non so se ci sia la possibilità di finirlo il gioco. Perché più vai avanti, più è difficile non scampare a quelle corde o cadere giù nel vuoto. Ci riprovo. Ci riprovo un'altra volta. Vabbè, la prima è stata una prova così per vedere un po' com'era. Ora è andato un po' meglio, però. Cioè, come prendi alcune corde, si inceppa. Si inceppa e sei finito. Poi vedete, ogni tanto si blocca così come il demente questo. E quindi poi non è tanto facile. No, devi andare sopra. Ottimo.
No! Ci stavo andando di nuovo. Ok, attenzione ora. Questa è la parte molto molto stronza. Eccolo. Grande. Grande ancora una volta. No! Ok. Che culo, non so come ho fatto, ma l'ho fatto. Ok, adesso. Ottimo. Devo andare di là. Bravissimo. No! No! Ma sei stronzo! Ma dai! Cioè, stavo andando. Madonna mia, raga. No. Cioè, stavo andando benissimo. Ora mi deve. Mi deve far crepare come lo stronzo. Andiamo sopra, no! Cammina! Guardate! Sì, va bene, dai. Ma sei stronzo buono, però. Ma vaffanculo, dai, raga, però. Allora, ritentiamo l'ultima volta. Nella speranza di riuscire ad andare più avanti. Anche se la vedo un po' difficile. Comunque, già nella nostra terza prova siamo andati un po' più avanti. Quindi ora proviamo ad andare più avanti l'ultima volta. Nella speranza di riuscire a fare qualcosa di meglio. Vediamo se ci riusciamo. È difficile. Come gioco è assolutamente difficile. Sembra semplice, ma non lo è. Non lo è per niente, ve lo assicuro. Provatelo, se volete. Vediamo fin dove arrivate. Ma vi assicuro che facile non è. Anche perché poi arrivato ad un certo punto. Attenzione. Questa volta l'ho scampata. Là non so come l'ho scampata, ma l'ho scampata. Ok. Siamo arrivati qua senza prendere un cacchio di coso. Ora ci deve far cadere. Dai! Ottimo. Ora mi devi far andare qua. Bravissimo. Non farmi cadere che mi incavolo. Ragazzi, non so come sto andando avanti. Sono sincero. Ma ce la sto facendo. A culo, ma ce la sto facendo. Non so dove sto andando. No, poverino. No, no, no. Fottiti. Io devo essere in forma. Ok. Ho vinto. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Non so come ce l'ho fatta. Quindi. Credevo di non riuscirci, cioè dopo il quadro dove siamo morti prima saltavo sempre. Ci è andata bene, anche se alla fine ci stavano di nuovo portando all'insanità mentale, però ce l'abbiamo fatta. Comunque, ce l'abbiamo fatta. E allora. Allora, diciamo innanzitutto che l'atmosfera, come ho già detto, e l'audio sono molto molto inquietanti. Anche perché l'atmosfera, come inizia a scendere l'insanità, si fa sempre più creepy. Quindi ottimo lavoro nell'atmosfera. E anche l'audio diventa sempre divertente, si trasforma. Graficamente è anche fatto abbastanza bene. I jumpscare non ci sono, ma vabbè, comunque tre delle quattro caratteristiche creepypasta ci sono tutte. Quindi questo gioco è promosso, sicuramente. Anche se alla storia non è che sia tanto. Non l'ho capita molto, nel senso che quando arrivi alla fine è come se avessi salvato tutti i miei amici da. E non sei caduto nell'insanità, vabbè. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Quindi, quel vostro Gennaro vi saluta. Se il video è piaciuto, lasciate un mi piace, commenti, iscrivetevi al canale. E fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e se siete riusciti a finirlo. Ho fatto tutto da solo io. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga, e grazie ancora a Shed4Real che mi ha
suggerito appunto questo gioco. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, se conoscete altri giochi su Creepypasta potete tranquillamente segnalarmeli qui sotto. Ciao ciao!